non appena ci mandano i documenti, come sapete ci sono 15 giorni di tempo dal passaggio per avere i documenti e poi la Commissione si riunisce in tempi molto rapidi. Liquida così in poche parole la questione del passaggio societario delle quote di Teramo Calcio il presidente federale Gabriele Gravina, presente proprio a Teramo in mattinata al seminario sul valore dello sport all'università. Carte che in realtà sono state già consegnate in Federcalcio lo scorso 23 novembre, quindi allo scadere di quelle due settimane dal closing entro le quali la documentazione va recapitata agli uffici federali. Da allora, entro 20 giorni, ci sarà la pronuncia della Commissione federale che dovrà valutare una serie di parametri che si riassumono in due punti essenziali, solidità economica e onorabilità. Il parere dunque arriverà entro lunedì prossimo e c'è comunque grande attesa, anche se sul fronte della nuova proprietà biancorossa c'è fiducia circa un epilogo favorevole. Così si è espresso sabato scorso il neopatron Davide Ciaccia. La federazione ha le carte delle aziende che sono subentrate nella Teramo, quindi le carte sono perfettamente in regola, gli amministratori sono perfettamente in regola, non hanno nessuna pendenza e chiaramente fossero state confermate le azioni di sequestro delle aziende sarebbe diventato complicato, ma a questo punto, nel momento in cui è stato notificato di sequestro di tutte le aziende, di tutte le azioni sono tornate a disposizione, quindi non c'è motivo di pensare che la federazione si possa esprimere in modo diverso che positivamente rispetto a tutto quello che è stato depositato. Lo scorso 8 novembre l'atto di cessione firmato davanti al notaio a Roma ha sancito il passaggio del 60% delle quote di Teramo Calcio SRL da Ismedia, società riferibile all'ex presidente Franco Iachini, alla Green Sports SRL, a sua volta controllata al 100% dalla SPA Edil Green Italia. Entrambe le società hanno come amministratore Massimo Chierchia, che detiene anche il 90% delle azioni della Edil Green e che del Teramo Calcio è amministratore delegato con delega alla presidenza. La restante parte di Teramo Calcio è di Ismedia al 31% e Franco Iachini al 9%. L'ok della Federcalcio, dopo il dissequestro delle quote sociali, darebbe un più ampio margine di manovra alla proprietà anche in ottica mercato di gennaio. Un eventuale diniego rimetterebbe tutto in discussione e per il Teramo sorgerebbero una serie di problemi. Il presidente Gravina ha poi parlato in generale delle difficoltà del contesto calcistico abruzzese. È un momento di grande difficoltà, soprattutto nel calcio professionistico di base. Lo sta verificando, lo sta pagando sulla propria pelle anche una città importante come Pescara. Teramo è in fibrillazione da diversi anni e tutto il calcio professionistico di base è in fibrillazione. Sappiamo che ci sono delle criticità, questo è inutile negarlo. Poi si parla del nostro settore economico come se fosse l'unica eccezione che vive di rischi di default o rischi di soggetti che possono anche vivere momenti di difficoltà. È tutto il settore dell'economia del nostro paese che vive queste tensioni. Certo, il calcio fa più rumore, è quello che dà possibilità a tanti soggetti di apparire in maniera diversa.